Colleghi e colleghe, buongiorno. Ci rivediamo l'ennesima volta per parlare di normativa Covid e in particolare del decreto legge 127 che è stato pubblicato una settimana fa sulla Gazzetta Ufficiale, quindi del 21 settembre. Oggi è il 27, memoria di San Vincenzo de Paoli. Allora, è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 21 di settembre, ma produrrà i suoi effetti, come ormai credo sappiate tutti, il 15 di ottobre. Per motivi personali, insomma, non sono riuscito a preparare prima il video, ma spero che non sia del tutto inutile. Nel caso, insomma, guardate altro. Allora, dal 15 di ottobre, dicevamo, fino al 31 dicembre, quando cesserà, speriamo, lo stato di emergenza, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, tutta una serie di figure professionali dovranno possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Il famoso ormai o famigerato, a seconda delle posizioni politiche personali, Green Pass. In particolare faccio riferimento adesso alle pubbliche amministrazioni, quindi il personale delle pubbliche amministrazioni deve essere munito per accedere ai luoghi di lavoro di Green Pass. Quali sono le amministrazioni pubbliche? Beh, l'elenco è abbastanza lungo. Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado, e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, quindi i miei colleghi dipendenti comunali, le comunità montane, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici e non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la famigerata ARAN. Varie altre agenzie, insomma, di ogni ordine e grado. Inoltre, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate da un decreto del 1947. Oltre al personale delle attività amministrative indipendenti, comprese la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la Consob, e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione della Banca d'Italia, nonché ancora gli enti pubblici economici e quegli organi di rilievo costituzionale, praticamente un'enciclopedia, se non un romanzo. Bene, tutti gli appartenenti, i dipendenti appartenenti a questi organi, per prestare l'attività lavorativa, diciamo, in sede, sono obbligati a possedere e a esibire, come dicevamo, il Green Pass. Questa disposizione si applica anche a tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni che abbiamo appena indicato, eventualmente anche sulla base di contratti esterni. Quindi veramente chiunque, diciamo, acceda avendo qualche motivo di prestazione di un servizio o di un'attività anche di volontariato deve essere dotato ed esibire il Green Pass. Questa disposizione, e questo varrà anche per i dipendenti privati, quindi ce lo diciamo una volta sola, non si applica ai soggetti che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica che deve essere rilasciata secondo i dettami, i criteri di una circolare del Ministero della Salute. Quindi sicuramente al momento
soprattutto gli infradodicenni, perché non sono tenuti a vaccinarsi, ma anche tutti quelli che per particolari patologie o problemi di allergia ai farmaci, insomma, non possono essere vaccinati e ricevere il vaccino. Quindi solo questi al momento non sono sottoposti alle prescrizioni della possesso e dell'esibizione del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici. Vale in realtà anche per i privati questa esenzione. Okay? I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, quindi devono verificare che chi accede sia munito di Green Pass. Nel caso dei lavoratori, diciamo, non dipendenti, ma che svolgono l'attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, la responsabilità, la verifica del rispetto della prescrizione del possesso del Green Pass, è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro, quindi non solo al soggetto pubblico che ha comunque il potere e dovere di controllare il possesso del Green Pass, ma anche è responsabilità dei rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro dovranno organizzarsi, quindi disporre delle modalità operative per organizzare le verifiche, fattibili anche a campione e se possibile co dando priorità al controllo al momento del, ovviamente, mi viene da dire, dell'accesso ai luoghi di lavoro, nel senso che è bene verificare prima che accedano. E i datori di lavoro individuano con un atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi. Questo ovviamente mi viene da dire che non riguarda le forze di polizia, che hanno già la competenza, diciamo, per legge. Riguarda gli altri organismi. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM. Adottato ai sensi dell'articolo 9,10 che è già stato pubblicato, insomma, risale un po' di tempo fa, cioè quello ormai solito, quindi la verifica attraverso, fondamentalmente attraverso l'app Verific 19 oppure attraverso la verifica della copia cartacea, senza, lo ricordo, la possibilità di tenere traccia delle risultanze. Anche se poi gli sarà da vedere perché, appunto, se io esibisco il Green Pass oggi e il mio Green Pass vale un anno, non è che poi tutti i giorni il mio datore di lavoro avrà bisogno di verificarmelo. Okay? Quindi, per quanto riguarda la durata, mi viene da dire che per ragioni di efficienza ed economicità, e anche di buon senso, tra l'altro, sarà sufficiente una sola verifica. Ma questo solo nel caso appunto di Green Pass. Se uno, cioè scusate, nel caso di vaccinazione, se uno fa i tamponi è chiaro che bisognerà verificarlo tutte le volte, perché ogni volta, tutte le volte vuol dire dopo 48 o 72 ore, perché bisognerà vedere appunto che sia valido ancora l'ultimo tampone. Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti sprovvisto nel momento dell'accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione e comunque è sospeso non oltre, sospendibile, diciamo, non oltre il 31 dicembre, ovviamente, perché fine del periodo di emergenza. In ogni caso non sono previste conseguenze disciplinari e
previsto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, quindi c'è una sospensione di fatto senza stipendio, lo dice infatti subito dopo la norma, nel caso di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, ma appunto si ha sospensione del rapporto di lavoro. La sospensione è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi, quindi di avere e esibire ovviamente il Green Pass, è punito con la sanzione che adesso andremo a vedere con calma. E restano ferme, dice, le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Quindi, nel caso uno entri senza poterlo fare, è prevista una sanzione ed eventualmente una violazione, è considerabile anche una violazione disciplinare. Allora, la prima sanzione che il decreto prevede è quella relativa a mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, quindi in capo all'ente datore di lavoro, oppure la violazione, dice, del comma 7, quindi l'accesso del personale sui luoghi di lavoro, sono puniti con un impianto sanzionatorio che è quello che ormai conosciamo, quindi nulla cambia da questo punto di vista, ok? Si applica, ve lo dico così ce lo ricordiamo se volete, l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge 19-2020, convertito con modificazioni dalla legge 35-2020, con poi tutta la possibilità della riduzione, insomma, quello che sappiamo. La sanzione va da 400 a 1000 euro, quindi direi 333,33 perché doppio del minimo 800 euro, quindi no, terzo del massimo 333,33. Questo per quanto riguarda i datori di lavoro, perché in realtà per quanto invece riguarda il comportamento di chi entra, la cosa cambia un po', nel senso che l'accesso al luogo di lavoro senza il possesso del Green Pass è punito con una sanzione che va da 600 a 1500 euro. Anche qui, se facciamo i conti, il doppio di 600 è 1200, decisamente no, il terzo di 1500 è 500, quindi sanzione di 500 euro. Allora, ripetiamo, mancata adozione delle misure organizzative o mancata adozione entro i termini, quindi entro il 15 di ottobre, delle misure organizzative è punito con la sanzione da 400 a 1000 euro. L'accesso abusivo sul luogo di lavoro pubblico senza la certificazione verde è punita con sanzione da 600 a 1500, pagamento in misura ridotta, abbiamo detto 500. Su tutta la procedura sanzionatoria di fatto rimane quella che conoscevamo. L'unica cosa che dice la norma che in caso di reiterazione delle sanzioni l'importo raddoppia. Ma speriamo che questo non succeda mai. Le sanzioni, dice la norma, sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.
Non è chiarissima questa cosa, però direi che così è da fare. Quindi noi verbalizziamo e direi che a differenza, delle volte precedenti in cui si attendeva il decorso dei 60 giorni, quindi il pagamento in misura, diciamo, ridotta, la conciliazione, come si diceva una volta, della sanzione per, inviare gli atti al prefetto, io adesso li invierei comunque subito, ma ovviamente prendete prima contatti con le vostre prefetture e attendete loro disposizioni. Ok? Bene, andiamo avanti. La norma prevede anche che gli organi costituzionali, ciascuno ovviamente all'interno della propria autonomia, debbano adeguare i loro ordinamenti alle disposizioni previste da questo decreto e soggiacciono a queste normative anche i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Poi è previsto un articolo specifico per l'utilizzo delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari, fatta sempre quella premessa che abbiamo detto prima, cioè salvaguardati gli esenti. Okay. Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, sempre dal 15 di ottobre al 31 dicembre, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari se non hanno, se non sono in possesso e se non esibiscono la certificazione verde. In questo caso l'assenza però dall'ufficio, conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde, è considerata assenza ingiustificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1957. Quindi diciamo che la sanzione è decisamente più pesante rispetto agli impiegati civili dello Stato, diciamo. L'accesso in violazione cioè l'accesso senza il possesso del Green Pass integra anche l'illecito disciplinare e viene sanzionato secondo i rispettivi ordinamenti, tant'è che dice il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Le stesse disposizioni valgono per i magistrati onorari, ad esempio i giudici di pace. Okay. Nel caso in cui il magistrato onorario acceda alle strutture senza essere in possesso del Green Pass, viene sospeso dall'incarico onorario fino a che non esibisca la certificazione. La sospensione viene disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, al quale viene trasmesso senza ritardo il verbale di accertamento della violazione. Nel caso di protrarsi dell'assenza in conseguenza della carenza o della mancata esibizione della certificazione, oltre 30 giorni, si ha la revoca dell'incarico di, magistrato onorario. Quindi direi che vanno giù con la mano abbastanza pesante. I responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle misure che abbiamo visto e che possono prevedere ulteriori criteri eventualmente indicati da una circolare del Ministero della Giustizia, però direi che va bene. L'accesso in violazione delle norme che abbiamo visto comporta le sanzioni che abbiamo già visto e quindi da questo punto di vista non mi ci soffermo. Non sono soggetti però a questa normativa, quindi non sono tenuti ad avere e ad esibire il certificato verde, gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, ai testimoni e alle parti del processo. Quindi questi possono entrare senza la certificazione verde.
L'articolo 3 del decreto parla dell'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo privato e di fatto ricalca quanto abbiamo già visto per la parte pubblica. Quindi ripete di fatto, ripete di fatto quanto abbiamo già detto, per cui non sto a soffermarmi. Okay. Ci sono alcune modifiche ovviamente per quanto riguarda il contratto di lavoro che però diciamo, non hanno rilievo per noi. Chiudo con una nota sulle farmacie perché è previsto che ovviamente fino al 31 dicembre le farmacie debbano continuare ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti dal protocollo d'intesa, ovviamente tra le farmacie e il governo, il Ministero della Salute. Nel caso di inosservanza di queste disposizioni, quindi nel caso la farmacia non applichi soprattutto direi i prezzi previsti, che sono calmierati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro, quindi 2.000 euro, il doppio del minimo, perché in questo caso il terzo del massimo, 3.333,33 euro, è superiore, quindi 2.000 euro. E il prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre, può, sottolineo, non deve, disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Per il resto, sappiamo che la durata adesso del, Green Pass è prorogata ad un anno, in attesa di eventuali nuovi sviluppi. Io vi lascerei qui, augurando ancora buon lavoro a tutti e ringrazio sempre, lo faccio in fondo stavolta, ma Apler che ci permette la possibilità di tenerci informati e in rapporto, anche se adesso fortunatamente abbastanza saltuario. Davvero un grazie a tutti e a risentirci alla prossima.